Sono qui a Roma per continuare la riabilitazione col ginocchio e questa è un'occasione insomma per stare anche un po' con i ragazzi, per vederli giocare. È sempre bello vedere i giovani che intraprendono questo sport. È uno sport che a me ha dato tanto, quindi spero dia tanto anche a loro. Ti hanno accolto ovviamente con tutto l'entusiasmo che forse in questo momento ti serve anche un po' di più. Sì, devo dire che i ragazzi o la gente con me comunque è sempre molto gentile, mi fanno sempre sentire il loro calore, questo ne sono veramente grato. Io cerco sempre di trasmettere quello che per me è il tennis ai ragazzi e quello che secondo me il tennis può insegnare, non solo nello sport, ma anche nella vita. Loro comunque sono molto giovani, quindi la priorità adesso è divertirsi. Ennesimo infortunio della tua carriera, come lo stai affrontando? Ma sono sereno, sicuramente non ci voleva, perché comunque riniziare da zero non è mai facile e non sai mai come potrai riprendere. Però insomma mi ha operato un grande chirurgo, sto facendo una grande riabilitazione a Villa Stewart con una grande equipe, sono molto fiducioso, sto bruciando i tempi, nel senso che il ginocchio risponde bene, ma vado sempre con i piedi per terra, ecco. Sto tranquillo, non spingo ancora tanto, ho iniziato a coricchiare un po', a muovermi in campo, a giochicchiare anche da fermo, quindi sono contento. Ancora manca tutta la fine dell'anno per ritrovare la forma e niente, ci vuole pazienza e costanza. Quali sono i tempi che ti sei dato? Ma penso di iniziare a giocare a fine settembre, inizio ottobre. Mi hanno detto che comunque ci vogliono 3 mesi per guarire del tutto, quindi dopo quei 3 mesi ci vorranno altri 3 mesi per allenarmi, perché comunque fisicamente sono molto indietro, la gamba c'è poco tono muscolare, quindi l'importante adesso è riacquisire un po' il tono. Poi una volta che sto bene, non lo so, i tempi sicuramente inizierò a gennaio, non prima. Ti è mancato il tennis in queste settimane? Sì, mi è mancato molto, l'ho visto tanto, ho seguito tutti i nostri atleti a Rio, comunque seguo sempre il tennis, seguo i tornei e ho già iniziato comunque a giochicchiare anche con qualche amico da fermo, giusto per sentire la racchetta in mano, ecco, è la sensazione che comunque quella ce l'ho, mi piace e non l'abbandonerò mai, credo.